Sei anche tu così malato di bilio capostatici da doverlo portare ovunque? Sia in bagno? Sia a scuola o ad allenamento? Sia addirittura mentre dormi? Beh, allora NBA 2K Italia è la pagina giusta per te. Il link lo trovi in descrizione. Wow, grandi amici del tubo, bentrovati qui sul canale Switch News, ragazzi. Nuovo episodio della mia carriera, gara 4 in arrivo oggi, ancora alla Philips Arena di Atlanta, ancora contro gli Orlando Magic, ovviamente. Siamo sopra 2-1, quindi oggi è una pivotal game, perché se vinciamo 3-1 ed è praticamente fatta, e se perdiamo invece 2 pari e poi gara 5 in trasferta è un mezzo disastro. Prima di andare alla partita però vorrei notificarvi che ho avuto dei problemi con il mio telefono, quindi purtroppo i social in questa settimana non riesco a tenerli molto a bada. Quindi se qualcuno mi ha scritto sulla pagina Facebook e non gli ho risposto, sappiate che è per questo motivo. O se qualcuno mi ha taggato su Instagram, che ne so, non ho visto. Se non metto i video sul gruppo Telegram è proprio per questo. Comunque tutti i link li trovate in descrizione se volete seguirmi. Ora bando alle ciance, dentro con la partita. Eccoci qua, ragazzi, tutti vestiti di rosso, i tifosi, noi e anche la squadra oggi. Benissimo, tutti in tinta contro dei ostici e osticissimi ostricati, non so cosa sto dicendo, Orlando Magic, che mi sono accorto ora sono la prima difesa dell'NBA, secondo il gioco. Quindi, ragazzi, le nostre difficoltà realizzative sono dovute ovviamente anche a noi, ma soprattutto alla difesa di Orlando Magic, che qui si mette subito al lavoro, ci fa perdere il primo pallone della partita e Oladipo andrà a schiacciare probabilmente. No, subisce il fallo di Teague. Non un inizio troppo convincente. Oh, Fordino, vieni qua, mancano 8 secondi alla fine dell'azione. Tocca sbrigarsi, fallo in attacco di Orford. Oh, che inizio brutto, non mi piace, non mi piace. Stoppata! E poi segnano lo stesso. Bella però stoppata, bella difesa su Goran Dragic. Partiamo in transizione, ragazzi. Il nostro marchio di fabbrica, palla per McLemore, che può andare ad appoggiare, subisce il fallo. Canestro e fallo di McLemore. L'unica sicurezza in questa serie, forse assieme a Paul George. Siamo sotto, ragazzi, attenzione agli Orlando Magic, alla partenza forte. Sentono di avere le spalle al muro, 11 a 10 per loro però. Dai, prendila, oh, finalmente abbiamo fatto una cosa positiva in sta cazzo di partita, buttiamoci dentro. Arriva Horford da rimorchio, tiretto che non è proprio quello che volevo, però mi regala l'assist. Impattiamo contro 17. Oh, cazzo, rubata e assist, ancora 0 rimbalzi, 0 punti, ma stiamo contribuendo. Dai, che questa volta lo finisco io il contropiede! Mi faccia tutto Orlando! Siamo arrivati anche in attacco, ragazzi! Dai, è così, 19-17. E che cazzo, eh? Altre transizioni sono momentaneamente morti! Orlando Magic! Mohamed! Altro appoggino facile! 3 contropiedi consecutivi, da 17 a 15, 21 a 17. Ricezione troppo profonda, salta addirittura, doppio errore! Non portiamo a casa il canestro e fallo! Peccato, ragazzi, veramente peccato! Rilascio perfetto sul primo tiro libero! Diamo un possesso di vantaggio, adesso cerchiamo di darlo bello pieno. Terzo punto e quarto in arrivo, ragazzi. 2-5-2-2. Ultimi secondi del primo quarto, attenzione al contropiede dei Magic, fermiamolo qui, siamo sul Frido Payton che tiri pure. Ah, ecco, perfetto. No, 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 Harris no. No, sicuro, segna, sapevo. Buzzer beater degli Orlando Magic, 2-6, 2-5 a fine del primo quarto, però dopo un inizio traumatico siamo venuti su bene. Eccoci inizio secondo quarto, ragazzi, siamo in campo e siamo in marcatura su, non vedo, sì, Paul George. Allora, vediamo di fare un po' meglio in questo secondo quarto, perché questi Orlando Magic un po' mi fanno paura, devo dire la verità. Qui ottima difesa, oddio, forse faceva più schifo il loro tiro, c'è Jody Mix, l'uomo in missione in campo. Sì! Jody, dammi qua! Bellissimo! Rubata e schiacciata in faccia a Paul George. Rivediamola, ragazzi. Vediamo se fa rivedere tutto. No, solo la schiacciata. Mamma mia. Ci cambiano, ragazzi. Prestino nel secondo quarto, 2-8-2-9. Ho paura adesso a simulare perché non stiamo giocando bene. E difatti rientriamo sotto di 7. Ci sta però, ragazzi. Devo dire che ci sta stavolta perché non stavamo giocando bene, ci meritiamo di essere sotto. Guarda, Millsap, mettila sta tripla. Vieni, Millsapino, portami questo bel pick and pop che ti faccio tirare una bella tripla, no? Ok, va bene, bravi, però dovevi tirare, vecchio. Taglio su Cayman che dorme, appoggiamo 2 punti. Non era proprio come doveva venire, però 2 punti. E ancora meno 7, cerchiamo magari di arrivare a meno 5 all'intervallo. Oddio, madonna, ci stavo per segnare. Dimmi che era da 3, non lo so, mi sa di no.
Però bella finta, rilascio perfetto, andiamo in lunetta, meno 8 ragazzi, ultima azione praticamente più qualche decimo per l'Orlando Magic, no, erano due i liberi, però va bene, meno 7 di nuovo, non subiamo canestro ora. Cosa cazzo ho appena visto? Dai, pick and pop concealer qua, vieni qua. No, ok, allora dammi qua e tiro da 3. Fanculo, fanculo, finisce così il primo tempo. 5-0-4-1, non stiamo giocando bene ragazzi. Si vede che i Magic sono venuti qui per vincere, perché sennò sono quasi fuori da questa serie. Meno 9 all'intervallo. Eccoci, inizio secondo tempo ragazzi. Subito in palla in mano agli Orlando Magic, che hanno subito la possibilità di andare in doppia cifra di vantaggio in casa nostra. E questo non è ammissibile. Dobbiamo fare un secondo tempo degno, veramente dei migliori Atlanta Hawks, per portarci il 3-1 nella serie. E qui invece ci facciamo fare una bella schiacciata in faccia. Bello così, bello così. Dai, mettiamoci al lavoro anche in attacco. 12° punto per noi, meno 9. Sì, bello, bel rimbalzo anche. Tieni McMahon, la mia sicurezza sei in questi playoff. Tieni Horford, non ce l'hai il tiro da lì. Sapevo, però mi marca Dragic, quindi fuori dalle palle lo porto fino sotto Ori. Ora esci, bravo, tornamela, perfetto, bellissimo questo attacco. Bellissimo questo attacco, lo facciamo saltare, ne appoggiamo due. Bellissimo, bello, bello attacco. Palla per me ragazzi, guardate lì cosa si è manifestato in basso a sinistra. La maledizione dell'aggiornamento richiesto, di nuovo ragazzi, è tornata. Guardate come mi pressa Paul George e mi ruba la palla, non ci credo. No, vabbè. E questo è l'aggiornamento richiesto, raga, assolutamente. Oh, cazzo, finalmente ha perso una palla, come le perdiamo noi? Andiamo in contropiede, distendiamoci con Mix. Ti prego, Mix, ti prego, sì, così. Ok, meno 6, ragazzi. Bene, pian piano bisogna rimontare, piano piano. 4 recuperi oggi per noi, ci stiamo dando da fare in difesa. E niente, ragazzi, noi ce la stiamo mettendo tutta, però rimane il meno 12, che ha dell'incredibile, perché non stiamo giocando male, eppure non riusciamo veramente a fare niente contro questa squadra. Qui Schroeder, dove stai andando? Vediamo se mi dà la palla. Purtroppo i pick and roll che faccio non servono, perché veramente mi difende in una maniera incredibile qui. E vedete, quando arriva sotto Horford sbaglia, quindi veramente incredibile sta partita. Dai, la tripla, ti prego. Madonna, non segno mai, madonna santa, meno 16 ragazzi. Qua mi sa che un 2-2 è tutt'altro che lontano, eh. Oh, cazzo, sì, così. Dai, meno 14, io ci credo ancora, c'è tutto un 4 da giocare comunque ragazzi. Il problema è che sono gli 80 subiti quasi punti in tre quarti, che sono abbastanza imbarazzanti come cosa. Bravo, bravo Mohamed. Adesso calma ragazzi, calma. Mancano 14 secondi. Porca puttana, ma che cazzo fate, Cristo Dio. Ma perché la gente attacca il canestro a 14 secondi dalla fine? No, come mi è passato? Guarda. Ma cosa stiamo qua a fare? 8-3-6-8 a fine del terzo quarto. Madonna, che scrittata questa partita. Quella palla persa, tocca canestro che entra per miracolo, dai. È già partito il quarto quarto ragazzi, siamo da alla grande addirittura qui, mi pare che le stiamo provando un po' tutte alla disperata proprio in questa partita. Adesso dovremmo ricevere palla ovviamente, noi siamo nella grande, no? O no? No, forse no. Vediamo se me la dà, miss up, bello. Beh, noi il post basso ce l'abbiamo, dalla grande tutto sommato ci staremo. Siamo a meno 13, ma con 83 punti subiti in tre quarti non vedo come potremmo andare da nessuna parte. Meno 20 ragazzi, direi che la serie è sul 2 pari. Adesso magari sbaglierò questa schiacciata, non la segno. Tobias Harris ha sbagliato la prima cosa della sua partita. Vi farò vedere alla fine della partita le statistiche di Tobias Harris, perché penso che facciano alquanto spavento. A few moments later. Finisce così ragazzi, 111-93, è stato un massacro questa gara 4. E facciamo bene a metterci le mani nei capelli, perché 2-2 adesso gara 5 a Orlando, mosso cazzi per davvero. Se la vinciamo è un colpaccio incredibile, ma se la perdiamo poi dobbiamo assolutamente vincere in casa, perché poi se perdiamo siamo fuori ragazzi. Per noi 30, 11 rimbalzi e 4 assist, con l'unica nota positiva della partita, 5 recuperi. Queste sono le statistiche di Tobias Harris: 25 punti, 3 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi, 0 stoppate, 3 perse, però con 11 su 15 al tiro, 1 su 1 da 3 e 2 su 2 liberi.
Questo ha 79 di generale, ditemi voi. I 20 di Paul George, tutto sommato, ce li possiamo permettere. I 22 di Oladipo e i 25 sbagliando 6 tiri in 2, direi che non ce li possiamo permettere. Eccoci ragazzi nel menu principale. Allora, potete vedere che la nostra praticamente è l'unica serie equilibrata, perché i Sacramento Kings sono già in finale di conference, mentre i New Orleans Pelicans stanno battendo 3-1 i Golden State Warriors completamente a vanvera. E di là Cleveland sta vincendo 3-1 con Chicago, quindi la nostra è l'unica che probabilmente andrà avanti sicuramente fino a gara 6 e forse fino a gara 7. Detto questo ragazzi, approfittiamo per andare a migliorare i cartellini, perché abbiamo guadagnato un nuovo cartellino, ovvero intercettatore, eccolo qua, e andremo immediatamente a portarlo a livello oro, perché sempre un cartellino in più che fa sempre comodo ragazzi. Eccolo qua, perfetto, oro già diventato. Detto questo ragazzi, ci rivediamo per gara 5, mi raccomando state belli cariche perché sono già atteso ora per gara 5. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche se purtroppo abbiamo preso 20. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, tutti i messaggi sono in descrizione, lasciate un bel mi piace, mi raccomando, e ci rivediamo domani con un nuovo video. Bello.